Vediamo in questo tutorial come procedere a eseguire un backup in pratico e quindi adesso innanzitutto andiamo su pratico, quindi avviamo il nostro programma. Andiamo nel menu in alto a sinistra e andiamo nella sezione backup e ripristino. Come vedete qui già ci sono dei backup effettuati, io adesso faccio backup database, mi viene creato un nuovo file. Come posso andare a recuperare questo file? Devo andare nella cartella di sistema di Windows. Apro gestione Esplora File, quindi una cartella qualsiasi, nella barra degli indirizzi per velocizzare un po', basta fare questo comando %appdata. Percendo e andare quindi direttamente nella cartella di sistema. Troviamo applicazioni Jack Software, andiamo su cartella pratico, cartella backup. Questi sono i file di backup. Posso copiarli. Quando vado su un'altra postazione dove c'è pratico, vado nello stesso percorso, nella stessa cartella backup e carico i file che ho precedentemente copiato dal sistema. Una volta che ho caricato i miei file, per poter applicare un backup basta attivare la spunta, clicca qui per attivare la funzionalità di ripristino e in questo modo posso selezionare uno dei backup, doppio clic e procedere quindi a fare il ripristino del database. Ovviamente il programma si chiuderà e dovevo semplicemente riaprirlo in modo da avere praticamente tutto disponibile di nuovo nel mio archivio delle pratiche.